Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro nella zona industriale del capoluogo, quartiere Gianturco, 14.800 dispositivi sanitari non a norma, pronti per essere messi in vendita. In particolare le Fiamme Gialle hanno riscontrato che tutte le mascherine chirurgiche erano prive del numero dell'ente garante della conformità, delle indicazioni commerciali, nonché delle istruzioni obbligatorie in lingua italiana. Si tratta sia di mascherine chirurgiche sia del tipo KN95. Segnalato alla Camera di Commercio il titolare, un 46enne di origine cinese, per violazioni al codice del consumo.